Papone, oggi ho origliato una conversazione a scuola. Ti posso fare una domanda sulle ragazze? Certo, figliolo, sei un giovane uomo. È normale essere curiosi. Grazie, Papone. Che cos'è il missionario? Oh, il test atomico. Indossa gli occhiali. Non ascoltare i tuoi amici. Se ti vuoi divertire con la tua ragazza, prova col ballo. È divertente e fa bene alla salute. Oh, grande, che bella dritta! Che vuol dire se un ragazzo dice a una ragazza ti farei un pigiamino di saliva con rinforzo al cavallo? Staccionata! Oh, guarda, ecco l'uomo del latte! Consegna a domicilio. Chris, vedo sui giornali che in Vietnam si combatte ancora. In qualità di padre operaio della TV, ti chiedo di arruolarti. Peter, non puoi mandare Chris in Vietnam. Bombardano donne e bambini. Non hai idea di quanto sia orribile. Non ho idea. Oh, conosco la guerra, amico mio. Io ho fatto lo sbarco in Normandia. Era il 1958, quindi non ho incontrato molta resistenza. Non si corre! Ho detto non si corre! Non sto correndo! Yeah, we'll have a round of beers for the table. Yep, we got her too. Sai, ti aspetti tante cose da una guerra. Massacri, le notti insonni. Ma quello a cui non ti preparano è all'ascolto incessante di Fortune and Son. Sentivo quella canzone ogni volta che salivo su un elicottero. E quando eravamo nella giungla su una barca, ancora quella canzone. E il mio pene suonava sempre quella canzone, persino quando andavo nei bordelli. Sai, tu mi piaci, Brandy. Anche tu mi piaci. Che strano. Siete strani insieme. Peter, che ci fai qui? Faccio da solo il giochino del secchiello dei popcorn. Però non riesco a trovarlo. È così umiliante. Ehi, ragazzino, puoi abbassarti mentre facciamo la foto? Cosa? Perché? È la nostra foto di famiglia e tu stai in mezzo. Io non mi abbasso. Abbassati tu. Sei tu che stai in mezzo. Non rompere le scatole, abbassati. Neanche per idea. Anzi, mi alzo in piedi. Che succede, tesoro? Beh, è una lunga storia, ma oggi speravo di tornare a casa con una ragazza e un lavoro. Io potrei essere la tua ragazza. Vuoi che ti faccia un lavoretto? Sul serio? La giornata comincia a girare. Seguimi nel bagno degli uomini. Questo è un appuntamento? È così che funziona? Spiritoso, mi piaci. Aiuto! Sto cercando di mangiarmi! Torna subito qui! Dammi $100! Anton! Quello sta scappando! Devi pagare mia moglie, bastardo! Corri, corri, Brian! Sei un cane! Ok, sono arrivato in cima. Che faccio? Adesso devi farti colpire da un fulmine. E come faccio? Di qualcosa che non si può dire in TV. D'accordo. Non io. Non puoi dire questo. No, 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 no.